Sono Rocco Bras nel cespuglio, nel cespuglio, nel cespuglio. Allora, vi voglio dire una cosa importante. Partirò con questo test. Io vi avviso, ma domani sarà ufficializzato per un test di una settimana. Mi sono messo d'accordo con un ragazzo da cui a volte vado a comprare le sigarette. E probabilmente domani, ora gli do la conferma, vi darò l'indirizzo dove potete spedire i vostri pacchi da farmi aprire, delle vostre leccornie, curiosità, accenni storici, tutto quello che volete inviarmi, potete spedirlo. Mi raccomando, no pacchi bomba. Se avete cose che volete che da spaccare, se avete cose... No, anche perché se inviate qualcosa di strano, comunque le cose vanno prima a una dogana, anche se è dell'Italia. Non so come funziona, vabbè. Ci sono delle dogane fra regioni. Potreste spedire le vostre cose, delle vostre magliette, delle vostre invenzioni che mi vorreste far provare, delle cose interessanti. Può essere anche una cosa tipo Shark, dove avete una bella invenzione e Andrea potrebbe decidere di sponsorizzarvi. Tutto e di più, ragazzi. Mi potreste inviare degli sfondi che mi avete fatto, li incorniciate con il pepe e li attacchiamo. Qualsiasi cosa. E sarà... Oh! Grande idea, degli enigmi da risolvere, tipo i cosi da tipo cubi di Rubik difficili, così Andrea prova a farli. Sì. 200. Vi faccio vedere il setup, siete pronti? Per questa setup per l'unboxing. Grazie per Valenti. Cosa ti aspetti da questo unboxing? A parte vediamo il setup. Cosa ti aspetti da questo unboxing? Ok. Aspetta, ti devo abbassare anche. Ok. Non lo so. Prego. Braccio mobile, faccio notare, ancora con l'etichetta. Perfetto. Cioè, top. Ok. Allora, parto con i primi... Puoi cambiare il titolo, Rides. Parto con i primi pacchi. Primi due pacchi che ho aperto oggi con un mio amico per curiosità. Troppa qualità, non sei più quello di una volta. Grazie Luca. Vediamo, vi ricordo che non potete più inviare pacchi. Questo era un test. Ci sarà un test per gli ultimi pacchi che avete già inviato. Non c'è più disponibile l'indirizzo. Io non li andrò più a ritirare perché appunto andrò in Sardegna. Quindi se ne parla tra due settimane. Per cui per ora niente. Per cui questo è un test. Vediamo. Allora. Sei un grande. Non primi puoi in urna da lui, ma non ho già creature cos giust non è giust. Allora, apriamo il primo. Apriamo il primo pacco. Grazie Domenico. Il primo pacco. Ok, il primo pacco, questo l'ho già aperto io. Ne ho aperti due, come vi dicevo già prima. Ne ho aperti due. Vediamo se così è meglio. Ne ho aperti due. Allora. Ah, c'è il mittente? C'è il mittente? No, non c'è il mittente. Questo è il primo pacco. Andre, non far vedere la via sui pacchi di Amazon, Va bene. Ah, no, quanto è quella del bar, sono stupido, scusami. Ok, primo pacco. Primo pacco, grazie Rofus. E sono tre. Un film da vedere su un 50 pollici? The Church Set to me. Ok, andiamolo. The Church Set to me. Andiamo ad aprire l'unica, la peculiarità di questo pacco. Andiamo ad aprire. Grazie Ciccio. È che... È un pacco... Mamma mia, che regia, ma aspetta. Quello è uno babbaro? Ha una Y? Brum 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 brum. Ma che sound che ha? Ma sei rende conto della fame che toglie alla gente? W, è un pacco mangiucchiato. W di Volkswagen. W, Y, Z?
Xiaomi S Vein. Che schifo! Ma chi è che? Perché neanche i cani se lo sono mangiato. Ah, c'è il CD, c'è. The Church, cioè. Operation Panic, I'm all in all, vabbè, The Church, Set to Me, un primo pacco, è un pacco mangiato da un cane, voto ragazzi, voto del pacco. Voto del pacco, io ti do un ma tranquillo. Ma come, che devo guardare la pubblicità? Ah, piccola pubblicità, ma com'è possibile? Grazie Samuel, la comanda, scusatemi, non pensavo che partissero le pubblicità. Che scam, che stappo, vabbè. Ah no, si è chiusa? Aspettate, piccolo... E devi fare run in background. Devi fare run in background, altrimenti se si spegne il telefono... Capito? No, no, è partita, boh, è partita un'altra cosa. Non so perché. Ce l'ho. Va bene, voto ragazzi, voto. Sono appena entrato, per caso. Sto vedendo un stand in un mezzo distrutto appoggiato su una sedia con attaccato un braccio di plastica con un Samsung S20 Ultra? Sì. Ciao Andrea, ma era proprio necessario rubare una gamba ad Oscar Pistorius per tenere attaccato quel telefono di merda? Non ti sembra di aver esagerato un po' stavolta? Ah, mettili sul divano, così poi fai la fai la panoramica. Ok, The Church, Set to Me. Ok, ne abbiamo un altro, grazie Dark Killer. E sono 7. Abbiamo secondo pacco, voto di del coso? Secondo me è un bel 7. Non lo so. No, vediamo, vabbè. Altro. Vediamo qui che cosa ci offre. Oh, che cos'è questo? Polka Dot Sky, Balloon Decoration. Balloon Decoration? Grazie, è un palloncino. Bannabile, immagino, non so. Grazie, F, c'è cioè scritto F sopra, mi fa piacere. Vediamo un po'. Un piccolo palloncino, vediamo che forma ha. Ovviamente è una F, ma è anche un cazzo. Ma no, è una F. Sì, beh, all'inizio ci vedevo un piccolo mitra, a dire. È un piccolo mitra, puoi impugnarlo come un mitra, per favore. F in the chat, ragazzi, è una piccola F che hanno inviato. È un'arma molto saporita rosa. È un mitra. Per me è un mitra. Cosa dire di questo setup premium? Ma questo è sicuramente un 8. Bro, troppo, dove posso chiedere il rimborso della subscription? No, non puoi chiederlo, caro. E apriamo un altro pacco che avevo aperto. Ok. Comunque, a me questo non l'ho aperto questo, non l'ho aperto. Grazie papà. Papazzo. Lol. A me è piaciuto molto. Ok, a me carino. Sì, è un mitra con anche il capezzolino in punta. È top. Ciao mie, sono 16. Ciao Logan. Il King delle droghe. Grazie Gaglia. Ok. Cos'è sta roba? Ok. Vediamo un po'. Questi pacchi piccoli soddisfano, eh? Vediamo un po' cosa c'è. Un 2. Ok. E... Ah, 22? Sì. Ok. Beh, ci sta. 22 in the chat. Questo... Voto ragazzi, beh voto 22 ovviamente. Nella sua semplicità. Grazie Racotti. Fa la sua bella figura. Sì, ma non mettere i cartoni Mandatelo a Paolo. All'esposizione. Hai mai sentito parlare di quel tizio che manda i pacchi bomba dei perfetti sconosciuti?
Cerca su Google News quello che stai facendo, è molto rischioso. Non credo che ci siano pacchi di bomba. Ok, questi erano quelli che avevo aperto, quindi già sapevo il contenuto. Ora vediamo quelli che non... Grazie a lei. Ok, cosa c'è qua? SSOH punto interrogativo sesa SSOH libro di fiabe. Grazie, Mats Pitt. Piccolo libro di fiabe, fammi vedere la copertina com'è. Grazie, zio Tom. Alice, troviamo Alice nel paese delle delle meraviglie. Ok. Delle meraviglie, il libro. Ciao Andre, ti salutano Zanardi e Schumacher. Ma non sono le cose che hai sempre voluto. Anche da Bossetti no, e Anna Maria Franzoni. Omi TVB3. Grazie, Lore. Le preghiere di Santa Brigitta. Ah, è un doppio, una doppia lettura? Oddio, ciao Omi, ciao Scrocchiato, ciao Andrea, ciao Grazie, bello di Mindwind. Spero che ti siano piaciuti i seguenti regali che ti ho inviato. Le preghiere di Santa Brigida, 15 minuti con Gesù, e leggimi una fiaba assortimento fiabe. Tanti auguri a tol bel fustacchione. 15 minuti con Gesù. Posso dire che credevo cosa posso fare per i miei amici? Cosa posso fare per i tuoi superiori, per le persone che vivono nella tua casa, nel tuo quartiere, che trovi nel tuo cammino, per le persone delle quali dovrai rendere conto tutto il giorno del giudizio? Geremia pregò la città di Gerusalemme e Dio la colmò di benefizioni. Daniele pregava per i suoi connazionali ed ottenne che diminuissero molte le loro pene. Tu cosa chiedi per i tuoi vicini di casa, per il tuo quartiere, per la tua regione e per la tua patria? Grazie, Matteo. Beh, c'è Santa Brigitta, un trittico. Leggimi una fiaba, Santa Brigitta, cioè la legge nel paese delle meraviglie. Le preghiere di Santa Brigitta, un po' di preghiere in chat. Tutte storie di fantasia, comunque. Mamma mia, oh, ma che cazzo mi avete mandato? Altro pacco. Sempre su libri, cose così, mi sa, Grazie. Scrivania. Apriamo questo pacco. Grazie a Tam. Oh, mi ti ho mandato una foto di te da piccolo sburrata quando apri il pacco? Andiamo un po' qua. Mi hai scammato la sub dei 3 mesi. E sono già 30 minuti. E sono 3. E sono 30 minuti con Gesù. Ragazzi, è incredibile. Ho trovato un doppione di 15 minuti con Gesù. Grazie, Davide. No, scusate, posso chiedere di averne uno, per favore? Dei due? Se non è un problema per te, Andrea, Eh sì, ma poi dopo questo troviamo Onyx, un metro di filo di rame. Non so cosa ci dovrei fare con un metro di filo. Per la, diciamo, per la serata che non sai cosa fare, ti porti il filo da rame. Il filo da rame vale, grazie mille per questo filo da rame, grazie mille caro. Voto a questo pacco, grazie Burro Man. Bella lì. Grazie bro. Ne vado a prendere altri, sempre qui, prendo sempre quelli piccini, poi facciamo i medi e poi facciamo i grossi. Dopo vi dico come, grazie Toldo. Allora, vi dico questo, secondo me questo pacco era forte perché c'era la parte spirituale ma c'è anche la parte pratica, col fil da rame. È bello. Ma io confidavo che i pacchi fossero così. Grazie mille Simo per la modifica. Un po' cringe che ti debba ringraziare io, ma gli farò sapere che hai subato. Eccomi.
Allora, Ah. questo è l'ultimo pacco piccolo. Vediamo cosa ci troviamo dentro. Grazie, Peric, per i 5 mesi. Ok, vediamo un po'. Ti ho fatto la sub Panetti, Grazie, Kefir, ciao, mi grazissimo per la dispiace, ma ti sub. vedo molto meno perché sono in vacanza, ma ti faccio comunque la sub adesso, però mi vado a fare una ragazza e sono 3 a no, e sono 4, anzi sono 7. La modifica bello. Vediamo un po'. Oh, ci sta. Ogni tanto ci sta fare un passo indietro, ristudiare le cose che sai già per controllare, di sapere bene. Vuoi provare a leggerci una pagina, Andrea? Mascia, TVBiomi, grazie per grazie Andrea. i tuoi unboxing di qualità. I come l'insetto verde. Ecco qua. Oppure guardare all'interno. Ah, anche con l'apostrofo. Grazie. Questi qui non li sbagli, Grazie però. sono due Jacopo. grazie sempre per la top quality. Quello Grazie te. Ma ti io servirà per la tua dislessia. no. Esatto. Sì, lo so che mi servirà per la mia dislessia, ma non ho 3 anni. Questo è il problema. Grazie, E amici. sono Cosa ci due. faccio? Sono i Oh, bella lì. 3,90 euro. Ho speso anche 3,90 euro. Ci sta, ci sta. Ma che Questo è no, ma perché poi utile. sono. Io sono tutti così i pacchi. Grazie a Icy Wild. Sono tutti così. 15 minuti con Gesù e le storie per bambini. Che palle! Io ho No, questo qualcosa è di una felpiccio. interessante. Ma adesso quelli grossi saranno più interessanti, dai. Ma io non ce la faccio con. Ma dove ci devo fare con Marshall Orson? Ok, che sono dislessico, però se mi sento. Mi sento un po' preso in giro perché gli altri fanno l'unboxing con le cose con gli iPhone, le cose fighe e a me mi arrivano le storie di Gesù e Marcello Orso. Scusami. Ma Oh, quelli erano i libri. Ok, primo oggetto fisico, grazie Banulbi. comunque guarda che Mascherosso ti leggi 3 o 4 pagine ogni sera e tempo due Lore. settimane è finito. Fammi controllare se. La modifica bello. Grazie, Joe. Cosa c'è qui? Cosa c'è? La modifica bello. Bella Omi, sempre presente e non scammarmi. Bella Perink, Grazie. sei un informatico da Grazie emulare. Spyro. LOL. Grazie Spyro. Vediamo un po'. Fruttersperma. Ma cos'è? Cos'è questa cosa? Ma è un pacchetto uovo. Ma cos'è? È un portamangime per gli uccellini. Ma cosa ci devo fare con un portamancino per gli uccellini Due punti. usato? Ma è poi. Non so se vedete il packaging. È usato. Cosa ci devo fare con un portamancino per uccelli usato? Usato e rotto, tra l'altro. Cosa ci devo fare, ragazzi? Un portamancino per il pappagallo che non Eh beh, nel caso se ti compri un Grazie, Simone, pappagallo hai grazie. già un pezzo di. È per il tucano urbano. Ma non ce l'ho il pappagallo. Che regalo è? Che cos'è? Che cos'è? Perché c'è il portamancime del pappagallo? Vabbè, diciamo che come primo oggetto fisico ha un po' Grazie, deluso. Manurek. Vabbè, ci sta, Andrea, non è che devi lamentarti, sono regali, eh. Vediamo un po' se va meglio. No, Sì. ringrazio, vi ringrazio a tutti comunque. Bravo, ecco, non essere ingrato, ecco. Il king Vediamo un po' delle qua che cosa c'è. nubi. Grazie Giulia. Una scatola che sembra interessante.
Cos'è? Sembra un succo di frutta. Sentite, poi mi dite che non mi devo arrabbiare. Sentite, mi sta... ok, ho ricevuto un consentitore delle felici. Senti, in età avanzata. Ma io non lo tocco, lo metto qua. In età avanzata, uno poi deve andare a fare gli esami. Ce l'hai già in casa. Non lo voglio toccare. No, no, anzi, mi vado a igienizzare le mani, scusatemi. Ma è il protettore delle feci. Ma io dico. Ma scusami, ti risparmi un viaggio all'ospedale. Ma c'ho il bagno per defecare, Vabbè, magari perché non vogliono più farti andare in bagno. Ho il bagno per defecare, non mi serve un contenitore per delle feci. Mi avete inviato un contenitore per delle feci, ok, figo. Ma a me inviatemelo nuovo e non usato, scusatemi, Ma poi chi è che mette contenitore... Cioè, chi è che mette online un contenitore delle feci usato? Ma infatti secondo me sarà nuovo, dai. Sarà nuovo, figurati. Sei nuovo, dici? Fammi controllare un attimo. Se è nuovo vorrei vedere com'è. Amazon non ti vende la roba. Ah, ma c'è anche un libro. Ah, aspetta, vedi. No, ma è... Riconosco il formato, Ho un po' paura. Ok. 17 mesi? Il contenitore delle feci puoi darlo a uno di quei bambini che hai nella prigione in casa tua. Dai, che facciamo l'ora con Gesù, secondo me ce la facciamo, Oh, qua inizia ad esserci del peso. E sono 9 come i tre re magi, Melchiorre, Baldassare, Gasparre, Susurro, Gilberto, Pancrazio, Melchiorre, Gasparre, Pizzimurrabella, Franco. Potrebbe esserci un pacco serio, vediamo un po'. Oh! Cos'è? Ah, ma c'è anche il bigliettino, carino! Grazie, ho perso uno fratellino. Cosa dice il bigliettino? Dice SKS che paresse. Ma che esce anche proprio come dall'overlay che esce dal foglio di carta. Grazie Gio24. Bravo Gio24. Gio24 a classe. Grazie. A classe. Molto lontani dai livelli del pack opening di Netti, il detersivo che non ti aspetti. Ah, pure a gift for you. L'ha fatto tramite Amazon, mi sa. Va bene, bravo Giove. Cosa mi devo aspettare? Pesa? Dici se pesa. Sembra un astuccio. Potrebbe essere il primo regalo utile, a parte ovviamente i 45 minuti con Gesù. Cosa c'è dentro? Sai che non ho idea. Un po' paura. Sembra una tecnologia. Volo. Scusami. Bello. Ok. Vedo un pepe. Oh, potrebbe essere bello, Oh, questo è figo. È un pepo che si illumina.
bello! Grazie, egregio signor Ludovico. Ciao patatino, e sono 12. Ti voglio bene, ti voglio bene. Grazie. Ti voglio bene, ti voglio bene. Grazie. Coppia con cuore, uomo e uomo coppia con cuore. Uomo e uomo bacio tra coppia faccina che bacia faccina che bacia. Grazie, dottor Occhio al pacco di Jordan Jeffrey Baby ratatatatat. Aspetta. Ma il pezzo bianco sotto grazie, il collo? Framas. Sei sicuro che non si tolga? Ah, please remove. Please remove the protective from the... Tu hai pensato invece di incastrarlo, va bene? Bella, grazie Francesco. Ti sto seguendo da Barcellona. Aspetta. Grazie Fra. Dai che non ho le unghie, come si fa? From the both side of the acrylic pad. Come si toglie le cose? Oddio santo. Dai, non andare grazie in crisi. Ti piacciono le ruote di trattore? Sì, ma tanto vi ripeto ragazzi, è un test, poi vi manderò l'indirizzo dove mandare le cose, perché gli avevo chiesto a un bar di farlo, e ora abbiamo stoppato perché vado in Sardegna, per cui poi riprenderemo. SKS, grazie mille Omi per tutte le live. Beh, Andrea, scusatemi. Vabbè. Ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Eccolo. Vediamo. Oh, bello. Ok, adesso entra bene, no? Ok, questo è molto carino, lo puoi tenere vicino al monitor. Grazie Luca Cianti. Oh, figata. Ma poi col green screen fa tutto un effetto strano. Primo pacco utile, bellissimo. Voto ragazzi, voto 9 e mezzo. Ottimo, lo tengo qua, tanto non cadrà, tanto anche se... non cade. Perfetto, grazie per il pacco, anche per il regalo, il signor Joe24, grazie Gio, grazie mille. Passiamo al prossimo pacco. No, non è il contrario, dovete guardarlo dalla cam, piccolina. Grazie Mike. Allora, vediamo l'altro pacco. Comunque, vedete, eccola. Vabbè, lo metto qua. Con Amazon Prime, ragazzi, potete inviarmi pacchi gratuitamente. E, già che ci siete... Bella, grazie, mi puoi fare una grazie, da di Ciccio Fortù, per favore. Ecco. Beh, così al contrario, in effetti. Forse è un po' invasivo. Un pelo invasivo e al contrario, ma non importa. Ok. Aperto. Vabbè, questo lo toglieremo per un po'. Lo metteremo alla fine, che mi consuma anche il power bank. Ma lo terrò qua. Vediamo questo pacco. Sperando che non sia, appunto, bannabile. Ok. Oh, una lettera di Amazon. Spero che non sia di licenziamento. Grazie, Anto. Ha sempre il Gio24. Ok, Gio24 mi ha mandato un'altra cosa. Va bene, Gio24. Vediamo cosa mi ha mandato. Ha già promesso bene prima. Vediamo.
Qua è forse stato un po' più Cos'è? fantasioso, un po' più fuori dalle righe. C'è contenuto. Molto belle. Ah, c'è tutto proprio. La parrucchetta, va bene. Possiamo vederne indossato qualcosa? Oh, mi scrive Gio24. E fammi vedere cosa c'è qua dentro. Oh! Kermit la rana? Kermit? Non c'era qualcuno che... Io te l'ho detto che a me Kermit eccita, stai Ok, attento. ho il green screen per cui si vede stranamente così. Però è Kermit la rana. Occhio che sarà costretto a licenziarsi, te lo dico. Ok, voto di Kermit la rana, non è male. Sì, ma mi ha inviato due scarpe. Ah. Anche, cosa ridi? Toma, il green screen è incredibile, cioè, vabbè. Perfetto, non so co cosa aspettavi a comprarti. A Avanti comprarti. Savoia, sono Omiotol, lo streamer, abbonatevi. Oh, Grazie piccolo anche giullare Obi. vestiti da menestrello per Africa? noi, mio piccolo giullare. African Beta Khan. Grazie bro, grazie Fede. Ok. Anche le scarpe non sono male, Grazie considerando che Gio. sei sempre a piedi nudi. Sì, ma non mi metterò le scarpe in questo momento, ma grazie mille Gio. No, per favore, provale, per vedere se la taglia è giusta delle scarpe, per favore. Comunque Kermit è fighissimo, eh. Solo per vedere se la taglia è giusta, che in caso le riporti indietro. Ok. Il king delle droghe. Grazie alla mia del. Non ridevo così da, so, 10 anni, cazzo. Ok. Adesso ragazzi, si passa. No, Alle cose serie. no, no, ai pacchi quelli medi, di media grandezza. Media grandezza. Pacchi di media grandezza. Comunque, questo acquisto ha tolto un sacco di lavoro ai mematori del Reddit, che basterà prendere queste immagini d'ora in poi. Il king delle droghe. Eccomi. Allora, apriamo questo. Il king delle droghe. Cuffia, qua c'è scritto. Non mi fido, grazie, Kitano. Ok, questo è il primo Non da pacco Amazon. manuale. Ok. Guardalo magari fuori cam. Con le chiavi apre, tipica strumentario da unboxer. Chiavi di casa. Comunque, mai scam fu più velato. Cuffie.
cuffie, non so, da elefante. Stanno cercando di togliere Zalando, però lo vedo. Ok. Questo è un pacco homemade, eh? Homemade qui. Primo pacco homemade. Cosa abbiamo? C'è un foglio. E basta? No, ok, c'è anche qualcos'altro. Io ho paura di questo pacco. Ma no, figurati. Non sa di bomba, non sa di bomba. Cosa dice il foglio? Scrittura un po' da terrorista. Ciao Sniff e Toll. Questo è un vero cappello da maresciallo, forse è proprio quello che suona ogni sera. Trattalo bene, se no ti vengo a cercare. Indossalo ogni tanto, non è reato cose simili. In più, piccolo regalino appena arrivato dalle Americhe. Dalle Americhe? Forse il caffè? Forse delle patate? Che cosa esporta l'America? Ricordami, Andrea. È un vero cappello da maresciallo? Oh, figata! Beh. Bellissimo! Bellissimo! Possiamo vederlo indossato, Andrea, per favore? Voglio far vedere i ricami. Che bomba! Cos'è? Berretto e articoli militari. Minchia? Quindi non scherzava. Nove? Oh? SK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 
dovevo provarle tutte, faccina di antocesità. Documenti, Enrico? Ecco qua, maresciallo, a lei. Documenti modificati, per favore. Ok, e dentro troviamo... Ora ho paura di toccarla, ma la tocco. Ah, piccolo regalo dall'America? È arrivata. Colombiana, l'etichetta mi sembra... È arrivata. Ovviamente, amici di Twitch, non è droga. Ciao, uomini. Ti senti più un crotalo o un cretino? Oh, ma poi col cappello da maresciallo, anche grazie, in versione maresciallo. Ma io lo posso tenere, sì o no? Sì, ma va, figurati, mica. Documenti? Grazie, palapazzo. Grazie mille. Va bene. Per ora ne abbiamo due sensati: il cappello da maresciallo e la lampada. Che è lì. Il pepo. Ok, aspetta, fammi fare una cosa, arrivo subito. Volevo farvi complimenti, ragazzi, perché sapevo che avrei riso nell'unboxing, ma veramente molto, molto divertente. Bravi voi. Ok, ci siamo. Allora, pacco medio. Oh, questo è pesante. Pacco medio da Prime. Vediamo subito cosa il contenuto. Vediamo che contenuto c'è. Beh, torniamo quindi un po' nella sicurezza, perché c'è di nuovo la garanzia Amazon. Vediamo un po'. Non so cosa potrebbe essere. Oh, sembra un bel packaging però, Grazie, Gulash. Cosa abbiamo?
Un rasoio nuovo. Minchia, il rasoio ti serviva? Hai detto che l'avevi rotto. Grazie mille, ma questo è un rasoio per i capelli? Ah, per i capelli e per la barba. Grazie. Questo è un regalo top. Costerà anche 30-40 euro. Grazie, easy clap per il maestro che non so chi sia. Grazie mille per avermi regalato questo rasoio che userò per radermi. Non certo per farmi la barba perché non ce l'ho, però grazie mille per questo rasoio Philips. Ora non censuriamo il brand, però grazie mille per il rasoio, bello. Grazie mille, caro. So far, questo qua è un bel regalo, eh. Per voi voto, non vi interessa, per me che mi taglio i capelli in live voto 10. Voto 10. Voto 10. Voto 10. Ok, vediamo. Altro pack, questo è leggero, non so cosa ci possa essere dentro. Molto leggero. Vediamo un po'. E sono 6-6-9. Grazie Swaggy Alfred. Hai aperto almeno 6 pacchetti da 100k e nemmeno un ulkout, nemmeno una bandiera? Oh? Ma ti rendi conto? Un saluto ai modificati Telegram. Un pacco forse ciao, un po' sovradimensionato. Ciao, la bomba che ti ho mandato? Ah? E? I? Okay. O? U? Grazie per la strategia, mi possono giugare. Servire. Mi possono sono servire. Grazie, Frafini. I guaccioli di Frozen. I guanti, un pacco così per i guanti di Frozen, scusatemi. Va bene, no, magari c'è altro dentro. Grazie per i guanti di Frozen, sono nuotaro, ho fatto 9 anni di nuoto. Non sono guanti, sono braccioli, Andrea. Oh, cos'è questo? Oh, una bacchetta! La bacchetta di Frozen per andare in acqua. Vuoi provare se funziona? Vuoi provare a fare una piccola magia? Oh, ah no, sono 3. Va bene. Puoi per favore dire Let it go mentre la cantare Let it go mentre la usi? Se qualcuno me la dona potrebbe essere più vivente. Ecco, buona idea. Ecco, avanti, ok. Afata, fiu, fiu, fiu. Vediamo se arriva la gentile donazione di Let It Go. In caso suggerisco anche il cappello da maresciallo per dare un tono. Ma così no, così è tipo vilipendio. No. In caso se arriva, vabbè, io se dico arriva, lo tengo qua. Se arriva la donazione, lo tengo qua. Questo è quello che mi avete regalato voi. Siete voi che mi state regalando queste cose? A fata! Bravi. Bravi, okay, bravi, okay. Bravi. Passiamo agli altri cazzo di pacchi. Vabbè, quanto siamo? Non so più cosa aspettarmi, eh. Ma c'è varietà, tranne i 15 minuti con Gesù c'è tanta varietà. Ok, passiamo ai pacchi grandi. Let it go, let it go, nananana. Non ho soldi per la musica. Ah, vabbè. Va bene così, va bene così, ce l'abbiamo fatta, grazie Luca. Ok, altro pacco, altra corsa. Altro pacco, altra corsa. Vediamo cosa abbiamo fuori. Vediamo cosa abbiamo fuori. Cioè, vediamo cosa abbiamo qua, chiavi di casa. Come i veri professionisti dell'unboxing. Tutto che lagga, il secondo schermo, una merda totale, uno stendino. Vabbè, questo è un inizio di un format che potrebbe diventare huge. Magari qualcuno ti regalerà un tavolino da unboxing e un set per unboxing.
Ecco la modifica, bello. Oh, occhio che qua. Ah, ho visto una cosa. Ho visto una cosa che è veramente top. Manette per il gioco. Immagino. Ma se sono. No, sono un maresciallo. Ah, è vero, è vero. Però mi sa che questo qua è un pacco un po' kink. Quindi occhio cosa tiri fuori, eh. Cosa vuol dire kink? Occhio a quello che tiri fuori, ti sto dicendo. Ecco. Questa è per un po' le serate predatorie, diciamo, in amicizia, naturalmente. No, no, non ti offendere, dai. Ma puoi non fare le gag che ti si vede il riflesso nel vetro, Andrea, dai. Torna ad aprire il pacco. Su. E sono tre umidità, sono grazie, molto Andrea. Felice. Grazie, uomo con cartella. Ecco, quello lì è un gel. È un gel. Grazie, allora, quello non è il mio gusto preferito. Però fidati che se lo usi quando fai l'amore con te stesso è veramente top. Okay. Io sono fidato cliente da molto tempo. È un regalo veramente top, può svoltarti la vita. Fai qualcosa di che... Ovviamente potete anche usarlo sugli umani, ma in mancanza per i panini. Qua, ciao Vasino. E questo è per farti usare il coso delle feci. Ah. No, ma sembra c'è un po' suoni? Satanico, sembra un po' satanico. No, ma anche i suoni è un po' too much. Senza suoni l'avrei accettato. Coi suoni è un po' too much. Ok, questo invece mi terrorizza un po'. Questa cosa qua. Oh, scusatemi. Un messaggio da Guri da Stefano. Se devi leggere un libro, almeno leggere uno che è utile per te, ok? Messaggio da Stefano. Questo si serve per rivelare la tua vera identità, ok? Ok. Messaggio da Stefano. Franceschetti. Questo ti serve per gli schiavi in cantina. Ok, che sono le... 9, 9, 9, 29, 99, 59, 69, 79, 89, 99, 199, 999 trilioni 999. Grazie. Allora, cos'è sono questa sei cosa? Oh, bella Omi, un saluto da Messina. Avvertenze per l'uso. Pulire accuratamente il dispositivo prima del suo utilizzo. Stefano, amico delle guardie? Oh, ma cos'è? 9, qualsiasi uso diverso da quello indicato da ritenersi in proprio dispositivo prodotto in polietilene tossico, non disperdere nell'ambiente. Cos'è sta cosa? È un pappagallo, ok, ok. Mi hanno regalato un pappagallo. Ma un pappagallo no, un pappagallo animale. È una cosa per fare la pipì, visto che magari vado sempre in bagno e posso farla durante la sotto la scrivania. Sì, allora, innanzitutto ti faccio notare che ti hanno regalato un pappagallo e un coso per il mangime per il pappagallo, ma anche un contenitore di feci e un pappagallo per le urine. Quindi tutto torna. Bella Omi, ti voglio bene, spam di più più in chat. Grazie, prettignolino per i due mesi. Grazie. Grazie. E sono tre o? Oh? Oh? 999999. Io non ho più posto. Madonna, ce ne sono ancora. Il King delle... Grazie Simon.
Guarda bene nei pacchi che tutti dovrebbero avere i bigliettini. Ah, ok. Ce l'hanno tutti, grazie Scarmetol. No, puoi scegliere. Vabbè, allora vedo se hanno il bigliettino, lo leggo prima. Grazie Davide. Oh, 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 e sono quattro. Ciao Carol. Cos'è questa roba? Un calendario? Un calendario vuoto? Era del 2020, puoi ancora usarlo per metà. Ma sembra uno di quelle scatole tipo che hai in cantina con vari libri. Grazie, Cene. Calendario vuoto? Dove credo si debbano mettere le foto, però non l'ha fatto. Calendario minimal, va bene, però mi sa che dovrà mettere le foto. Ma vedo se ci sono dei bigliettini. Ok. Delle foto di voi insieme non ci sono, quindi... Un altro calendario, due calendari. Anche questo vuoto? Anche questo vuoto. Vabbè, uno per te e uno per Lorenzo, con le vostre foto migliori. Ma no, non me le devo mettere io, dovevo stamparle, credo. E sono 3 più 3. Grazie, dopo sento già la Coffin Dance, caro Andrea. Grazie la modifica, bello. E sono 3. Ho aperto ora la live. Ma cosa stracazzo sta succedendo? Grazie Fasquick, sto facendo degli unboxing. Non so cosa sia questa cosa. Serve per tenere i fogli in una cassettiera apposta che non hai. Quindi va bene così. Questo cos'è? Cos'è? Grazie Tommy. Gesboro dig che i veniao? Oh? Ma cos'è? Oh? 9 punto interrogativo 19? 909 punto interrogativo 839. That's bella modifica, bello. Bellao, mi puoi salutare mio babbo Francesco Abate Maria? Ciao Abate Maria Francesco. Va bene, questo non lo toccherò, non ho paura. Non so cosa sia, grazie Davi Batti. Non so cosa sia. Beh, arriva comunque da Amazon, quindi non può essere sporco. E qui cosa abbiamo? Das Original? Ma cos'è sta cosa? L'apro? Grazie Ramaldo. Apri, apri. Cos'è sta cosa? È un gioco di carte? Cos'è? Sono le pastiglie per il cesso? È Ma non posso scammare, è da Amazon! Bella, ma cos'è? Tre. Niente. Grazie Max! Sono scatole? Noi sono 3. Vuote? Sì. Vabbè, Ma scusami, la classica qualità tedesca dove è andata a finire? Vabbè, tedesco. Non so cosa sia. Usato di Amazon. Quindi è scam. È vuoto. Trappola per topi? Cosa? No. Trappola per topi. Ma non capisco perché in tedesco. Se ci fosse qualcuno che sa il tedesco qua, per favore. Avrei bisogno. Mi hanno scammato, ok, mi hanno scammato. Tu che mi hai inviato questo pacco mi hai scammato. Va bene, però va bene così, dai. Bella Omi, bella Inc, buona Sardegna.
Grazie, grazie caro. Grazie, Marco. Vabbè, quindi l'altra cosa non sappiamo cos'è? No, non so cosa sia, è vuota tra l'altro. Grazie, Lillo. Lo ricordavo diverso l'albero azzurro con questo scatolone fabbricone. Un salutone Andre e Denke dai modificati di Telegram. Un bacio. 22 in the chat, cuori. Grazie, Lillone. Grazie, Moz. Bella Omi 9, 99, 109. Ok, basta con sto 9. Aiuto. Omi Atoll 9. Omi Atoll 9. Basta con sto 9. 9,19. Omi Atoll 9,99. Saluti 9,19. Oh. Oh. Grazie, oh. Ciao. Oh. Bella HOM29 SKS 5 9 9 caro Zinchia. Ah, sempre lui, sempre lui. No, 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 è quello di prima. Stavo rileggendo. Ah, okay. Stavo ringraziando il ragazzo. Ok, 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 ok. Questo sembra serio, eh. Così pesa? Pesa di più? Oh. Ma che... Mi potete dire chi cazzo è che mi dona dalla Germania? Un libro allora. Sul... Capre è una scatola per imparare sul i vocaboli in tedesco, il king dei crowdi. La tua nuova passione, Andrea! Libro sul Borussia Mönchengladbach, il tedesco. Ma non mi interessa, comunque... grazie per... Ein Stien per Post, il libro del Borussia Mönchengladbach. Che tutti volevano, ma ci sono anche degli opuscolini dentro? Cosa sono? Sì, un opuscolino di un... di altri libri di sport, non ci interessano. Ah, vabbè, vabbè. E poi abbiamo... un calendario di nuovo, forse. Un calendario del Borussia Dortmund del 2019. Vogliamo vederne qualche tipo un febbraio, marzo, com'è? No, è carino, carino, non lo sto mettendo in dubbio. Un po'... purtroppo datato, diciamo. È da collezione, forse non dovevi aprirlo. È da collezione, vabbè. Vabbè, ormai ho scammato. Omi, ma non capisci? Non è un libro. Serve per sistemare il tavolo in caso di maggiore inclinazione, visto che i vecchi libri si sono bagnato con il buco nella piscina. È vero! Grazie mille. Grazie Alex. Good call, good call, good call. Ok, Alex Vixer, vediamo se ci sono io, Abdu, Mazzian Filippo, Delaini, Burki, Mario Wolf, Mario Goltz, Lucas Piszczek, Marco Reus, Abdo. No, ok, va bene, grazie Giacomo. E sono ok, tre, questo è il calendario lo che mi avete regalato del 2019. Grazie Giacomo. Magno 3 anni fa e da lì non ti ho più lasciato. Oh, grazie, se non è amore okay, questo okay. Non lo so. Ragazzi, questo era il test. Ma... dell'unboxing non c'è altro? Aspetta, questo è il test dell'unboxing. Vi è piaciuto? Vi è piaciuto da riportare? Molto bello, molto bello. Tre. Grazie. Sono arrivati dei pacchi enormi lanciati dal... Ok, fammi un attimo fare spazio per sti pacchi enormi. Oh, quelli dovranno contenere qualcosa di utile, dai.
Comunque stendino top in utilità, cioè non c'hai mai appoggiato niente. Tieni le scatole vuote, valgono di più dei regali, ciao Omi. Cosa li devo tenere? Le scatole. Allora, vediamo un po'. Filippo ci dice dai modificati. Ok, dai modificati. Vediamo questo gigapacco da parte dei modificati. Che cazzo ci troviamo dentro, ragazzi? Gigapacco 1. Io sono curioso, molto curioso. È un po' come Natale. Ma è leggerissimo. Ci sarà qualche cacata gigante. Vediamo. Ora speriamo che non sia un pacco su un pacco su un pacco su un pacco. Grazie, Franchia. Una TV, un monopattino? Tu cosa vorresti che ci fosse dentro, Andrea? Non lo so, non mi so aspettare. Non mi aspetterò niente, non mi aspetterò niente. No, magari un... Spero che... Allora, io ho letto piscina gonfiabile. Spero che non sia una piscina gonfiabile con tutto il cuore. Ma no, è troppo grossa. un divanetto, una sedia. Può essere anche un pezzo di arredamento così grosso, eh. Pesa tanto? No, è leggero, hai detto. Controlla che non sia bannabile. No. Allora, io sto vedendo un manico, spero che non sia una scopa. Vediamo, vediamo. È una retta. Grazie, Ringo. Rip, wop. Cosa è? È un manico di scopa? Almeno c'è il resto della scopa. Ci sei rimasto un po' male. Ma neanche il resto della scopa. Grazie per la modifica, bello. Cringe. Grazie, Vince. Grazie per la modifica, bello. Ma... Grazie per la modifica, bello. Grazie, domestico. È come quando c'hai un pacchettone e dentro c'hai una dei calzini. Il manico di scopa di Arcasa. Vabbè. Oh, quantomeno può essere utile, dai. Faccio con i bambini, vedo se c'è altro. Non c'è nient'altro. Amici di Amazon hanno un po' esagerato. No, non è un manico da collezione, senti. Non è un manico da collezione, è un manico di scopa, senza la scopa. È per il green screen, ma cosa devo fare se non si vede? Cosa devo fare per il green screen? Aspetta. Ah, che puoi farti pendere delle cose dalla testa, tipo. No, 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 per il Reddit. Vabbè, non sto capendo, comunque... È il manico di scopa di Elvis.
Non è il manico di scopa di Elvis. Grazie, Johnny. Schini, è il pezzo del microfono di Freddie Mercury, eh? Ok, vediamo se questo pacco sarà scam pure lui, oppure è no. Leggero e pesante. Ragazzi, ultimo pacco. Giuro, se è un manico di scopa, sto spendo tutte le live di tutta la vita. Oh. Non è un'opera d'arte, non è una Nimbus 2000, non è il manico di scopa di Elvis, non è per il green screen, non è per il Reddit, è uno scam. È letteralmente un fucking scam. Ma è che sono molto simili questi due pacchi, quindi ho timore. Quali pacchi? Questi due pacchi giganti si assomigliano molto, quindi temo... Li vedo, Pesa uguale? E sono 6, grazie a mo. Sembrerebbe proprio contenere esattamente la stessa cosa. Speriamo almeno sia di un altro colore. No, Andrea. Cioè, io mi immagino te che sei stato tutto il tempo a guardarsi i pacchi e dire che bello, che c'è questo, che c'è quello, no. Ah, però magari c'era una cosa fragile dentro, dai. C'è un fottuto manico di scopa. Uguale identico. Ho paura che possa diventare un trend. Ma questa è forse è la scopa dell'altra stanza di Elvis. Magari c'è qualcos'altro, aspetta. No. Vabbè. Dai, un finale un po' sottotono, devo dire. Questo è... Grazie, Betta di Corsaro. Questo era quello che ho trovato dentro i due pacchi su cui c'era più hype in assoluto. Ho trovato due maniche di scopa. Grazie del furetto. Vabbè, comunque sono utili. A domani. No, sono molto arrabbiato. Grazie Luca. In molte subculture africane il manico di scopa è simbolo di potere e autorità, oltre a dare un senso di virilità. Il manico di scopa è usato anche simbolo di fertilità. No. Oh, ma questo? Non mi interessa. Pensa che puoi consumarne uno intero e ne hai uno nuovo fresco. Pensate che se mi dovevo trasferire volevo farvi arredare a voi la casa. Ma oh, mi mettete ste mazze del culo. Oh. Vabbè, comunque, cappello da maresciallo, lampada e Kermit sono fighi, eh? Non male. Dai, non farlo offeso. Ma ti rendi conto? Ora puoi andare a sciare.
Ecco. Scusi, agente, ha per caso visto dove avevo lasciato i manici di scopa? È la nuova scopa, non ho una nuova scopa. No. Va bene, questo era l'unboxing, era un test. Grazie, call me banana. Questo era un test per l'unboxing e ci rivedremo quando prenderò un box per fare gli unboxing con altri unboxing. Volevo farti sapere che mentre tu ricevevi due manichi di scopa, Power e il suo team hanno vinto 21k. Sì. Beh, una serata paragonabile, diciamo. Ragazzi, mi ha mandato Rides. Mi ha mandato Rides. Quanto costa il manico di scopa? Ok. Quanto costa? Ah, 1,30 euro speso. Vabbè. Grazie per la modifica, bello. Faresci sono 8 mesi. Grazie, panca. E tutti i commenti si lamentavano che la scatola era troppo grande. Ma ti rendi conto che con 1,30 euro non puoi neanche donare per far parlare il bot, però puoi mandare un manico di scopa che occupa mezza casa? Vale più la scatola. Vabbè, quindi ecco, le scatole erano le scatole, il contenuto praticamente, erano due scatole di Amazon. Allora, vediamo un po'. Fammi igienizzare che qua sono tutto sporco. A parte che ce l'avevo già. Buon prodotto, ma 4 cartoni giganti per 4 manici di scopa non va premiato. In ballo non accettabili. Ottimi, soprattutto se vi servono delle scatole di cartone. Ce l'avevo già, ragazzi. Scatola esagerata. Sì, ma... Imballaggio troppo grande. Arrivato in ordine e funzionante, vabbè. Sì, ma le prossime volte se me ne mandate altre io le apro prima e vedo cosa c'è dentro. Guarda qua. Grazie per la modifica. Grazie. Con quei manici di scopa ora puoi picchiare le bambine chiuse in cantina. Grazie. Sono due opere d'arte come i bronzi di Riace. Fai tutto il critico d'arte con lo zio pittore e non riconosci l'arte quando CLH è davanti. Grazie per la modifica, bello. Grazie, mamma, zio. E sono tre o? Oh? Oh? No, forse sono 4 manici di scopa, manici di scopa. Grazie per la modifica, bello. Allora, ciao Andreu. Ragazzi... Te lo dico, ragazzi del Reddit, no. Ma ti rendi conto che adesso ogni persona che possiede Amazon Prime ti spedirà un manico di scopa? Ma ti rendi conto che puoi scopare chiunque? No, ragazzi, tanto è chiuso. Io sono chiuse le cose fino a nuovo ordine perché cambio, mi prendo un box o comunque cambio indirizzo. Perché questo era per un test. Quindi vi dico, se state vedendo questo, aspettate che torniamo dalla Sardegna e richiedetemelo al rientro della Sardegna, quando prenderò un box. Se mi volete inviare tanti manici di scopa, grazie al maresciallo, li aprirò tutti, non li vedrete in live. A fine mese te ne compro 100, tanto sono solo 70 euro. Preparati. Ma perché mi devo chiudere nella scatola? Grazie per la modifica, bello. Grazie, Frank. Omi, ma l'indirizzo dove l'avevi messo?
Ti avrei mandato le peggio cose, mannaggia. No, ragazzi, è cambiato l'indirizzo. È stop, grazie Zeta Giorgio. È stop fino alla nuova indicazione perché parto e non posso andarli a prendere i pacchi, per cui non mandateveli perché sennò li scammano. Grazie, Noto Kumaru. Sardegna Virus. Grazie, capocchiello. TVB. Ci stai dentro? Capito un cazzo, sto ordinando 100 manici di scopa. Anche se non arriveranno a te fa niente, immagino già la reazione del barista che vede 10 scatole del genere. Ok. Boh, questo sarà il resto della serata, temo. Poca miseria, secondo me lo scatolone è più comodo del divano. Sì. Generalità, l'autismo è un grave disturbo del neurosviluppo che nei soggetti che ne sono portatori pregiudica le capacità di interazione e comunicazione sociale, induce comportamenti ripetitivi e limita drasticamente il campo degli interessi. Il king delle droghe. Eccomi. Sono proprio io, Omitol, e sto iniziando a streamare. Ok. Mi faceva un po' male il coso. Ok. Ho una scatola. Aspetta, è un successo questo unboxing. Voto dell'unboxing, ragazzi, di questo primissimo unboxing di prova. Voto, per curiosità. Voto per questo unboxing di prova. Vabbè, non voto. Vi è piaciuto questo unboxing di prova? Vi è piaciuto, per curiosità? Ok, ok, ok. Bella la maglia. Grazie Jacopone. Ok, perfetto. Allora, non mi creerò un fortino. Grazie Boris Yelkinikov. Grande Omi, ti seguo da quando staccavi gli stemmi alle Mercedes. Non staccavo nessuno stemma, grazie G-Axel. E sono tre Dio Spork. Oh, mi hanno regalato anche Kermit la rana, il cappello dei carabinieri, una cosa per fare le magie. Fammi vedere Kermit com'è. Ciao, sono Kermit. Benvenuto. Ma è figo, è molto bello. Oh, vado via. Oh, no, Mietol. Oh, no, Mietol. Ma è strabello. Gonfio la S, gonfio la S. Piccolo ricordo Mitra. Un saluto dalla riviera del Brenta. Bang. 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 Madonna, ma camera mia sembra una favela adesso. È una merda camera mia. Va bene, gonfio la S e poi faremo altro. Non so perché vorrei gonfiare la F, però va bene, gonfierò la F. Ma non potevi gonfiarla a bocca.
Bella Omi, bella, un saluto alla chat. 9? Ma ti rendi conto? Ciao Alessandro. Ma ti rendi conto che siete uguali? Auguri Omi, dove andrai in vacanza per il tuo compleanno? SKSKSKSKSKSKS. Allora, io puoi metterti il cappello da, da maresciallo e far finta che sia la sua arma di lavoro, per favore? No, non lo farò, non lo farò. Ecco, questo è il risultato di questo unboxing. Grazie Reda. Se volete fare le cose per bene, guardatevi i Dubs Bad Unboxing. Ok, ok, ok. Allora, ragazzi, andiamo un po'. Mi prova a mettere le scatole in camera di Lorenzo, è probabile che non ci faccia caso. No, 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 no. Magari sì, ci fa caso. Guardate qua, cioè io sto vivendo così adesso, Cioè, non mi sembra una cosa molto normale. Oh, mi mandami un bacino, o 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 mi mandami un bacino. Se in fondo ha fatto anche cose giuste. Non la appenderò. Ok, la appenderò al muro. Sono Rocco Braz nel cespuglio, sono Rocco Braz nel...